ha sostanzialmente rivoluzionato i canoni del teatro tradizionale, il rapporto tra attore e pubblico, rivoluzionando anche la struttura architettonica del teatro. Quello che noi faremo giorno 18 è organizzare delle attività performative nel centro storico. Abbiamo individuato dei punti dove ci soffermeremo di più. Il corpo artistico di questa performance itinerante partirà con il lavoro di tre danzatrici, danza contemporanea, Irene, Roberta ed Elena, ma sarà associato a un percorso di volontariato. Quindi inviteremo, già lo stiamo facendo da diversi giorni, continueremo a farlo anche oggi, inviteremo il pubblico a partecipare a questa performance collettiva, per cui ci sarà sicuramente della gente, del pubblico che prenderà in braccio una delle opere e emulerà, seguirà delle indicazioni, farà anche la scelta libera in alcuni momenti, poi di portare spasso l'opera a memoria, quindi di sentirla proprio.